mister, un po' di rammarico c'è. Rammarico per il risultato, però onestamente noi abbiamo fatto una buona partita, loro nel momento in cui sono andati in inferiorità numerica si chiudevano molto bene, sono quelle situazioni, quelle partite che devi sfruttare la minima occasione, noi abbiamo colpito un palo e una traversa, una con Sorrentino e l'altra con Angelotti. E poi dopo questo loro hanno fatto nell'unica occasione che si sono portati nella nostra metà campo sul calcio da fermo, hanno fatto un gran gol su calcio da fermo, su punizione, e poi siamo riusciti a pareggiarlo. Però onestamente sì, c'è un po' di rammarico per il risultato, però non posso rimproverare nulla ai ragazzi. L'assenza dei famosi titolari non si è sentita molto, almeno nelle ultime gare, no? No, ma questo è il gruppo che ha lavorato nelle ultime settimane. Ha lavorato bene, con grande impegno, come giusto che sia, e credo che abbiano fatto anche molto bene, perché hanno dimostrato di essere ragazzi seri, ragazzi che ci tengono che sono attaccati ai colori sociali, e hanno fatto per me anche sia a Monte Giorgio che oggi due ottime prestazioni. Il Matese ci crede ancora ai playoff? Ma finché la matematica non ci condanna, però io credo che analizzando il campionato noi adesso abbiamo consolidato il sesto posto, perché pure se dovessimo perdere a Chieti il Porto d'Ascoli vince, noi come sesto posto siamo davanti noi, perché a scontro diretto abbiamo fatto più gol. Però noi abbiamo il dovere, credo che tutte le squadre abbiano il dovere, finché la matematica ti lascia una speranza, di giocarcela fino alla fine. È chiaro che è difficile, loro possono giocare su due risultati, l'ultima partita in casa con Vasto Girardi, e noi dobbiamo vincere. Però io analizzerei un po' tutta la stagione e credo che abbiamo fatto, secondo me, un ottimo campionato. È entrato Reda, quindi diciamo un'ottima sostituzione. Ma Reda sì, volevamo quello, volevamo mettere, siccome loro ci chiudevano bene le vie centrali, ci lasciavano spazio soltanto sugli esterni, quindi eravamo costretti a crossare. Ho voluto mettere un giocatore di centimetri di fisicità come Reda, infatti così è stato. L'unico rammarico veramente è che nel momento in cui avevamo deciso la sostituzione, la stavamo facendo proprio perché volevamo giocare l'ultimo quarto d'ora 20 minuti in questo modo, abbiamo preso gol. E a quel punto è chiaro che loro hanno continuato a difendersi bene, noi abbiamo creato quelle situazioni che dovevamo creare, in una di queste siamo riusciti a pareggiare la partita, che quantomeno insomma non ci lascia l'amaro in bocca.